Hola Iro, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alessandro Il Saggio, cofondatore della community Investiro e di Clabiro, e con questo nuovo video, come di consueto ogni fine anno, andiamo a tirare un po' le file, andiamo a visionare insieme come è andato il portafoglio condiviso per il 2022. Devi infatti sapere, se sei nuovo, magari questo ancora non lo sai, che ogni fine anno o nei primissimi giorni dell'anno successivo noi andiamo a tenere un seminario pubblico in cui condividiamo, cioè un po' riassunto di come sono andate le cose nell'anno appena trascorso e che cosa ci aspettiamo per il nuovo anno. Quindi sia in termini di avvenimenti, che cosa potrebbe accadere, su cosa bisogna prestare attenzione, ma anche proprio in termini di investimento. Condividiamo pubblicamente dove andremo ad investire nell'anno successivo, quindi nel nuovo anno, nell'anno che sta entrando, dove andremo ad allocare le nostre risorse, quali asset andiamo ad acquistare, e condividiamo proprio tutto il nostro portafoglio di investimento. Questo devi sapere che lo facciamo dal 2019, con il primo anno che è stato quello del 2020, quindi proprio l'anno della pandemia, e da allora non ci siamo più fermati. Abbiamo continuato a farlo anche per il grande successo, e questo l'abbiamo fatto anche per il 2022. Esattamente, lo abbiamo fatto il 30 dicembre 2021 con un webinar pubblico, webinar in cui abbiamo condiviso tutto, un po' quello che ti ho anticipato. E adesso andiamo proprio a schermo condiviso e ti mostrerò quali sono stati i risultati. Con una premessa, il 2022 è stato un anno un po' anche come anticipato all'interno del seminario, dove davvero ne sono successe di ogni. Anno difficile, anno di grandissima volatilità, però ci siamo difesi molto bene, quindi già ti faccio lo spoiler finale, sono molto soddisfatto di com'è andata. Ma andiamo ora a schermo condiviso e vediamo effettivamente quali sono stati i risultati di dove investire nel 2022, ma anche in tutti gli anni precedenti, così vediamo un po' il totale di come sono andate queste analisi, come sono andate queste condivisioni nel tempo. Quindi andiamo subito a schermo condiviso e andiamo a vedere quello che è stato un po' questo seminario. Bene, allora, queste qua sono le slide, le scorro molto molto velocemente per arrivare poi a quello che ci interessa, ovvero il nostro portafoglio di investimento, quali asset abbiamo acquistato, con quale money management e con quale size e quant'altro. Questo qua è stato un po' il seminario, abbiamo parlato di tutto, quindi noi investiamo un po' a 360 gradi, parliamo di immobiliare, parliamo di cripto. Nell'ambito cripto abbiamo condiviso il fatto che sarebbe stato un anno abbastanza disastroso e così è stato. Parliamo di investimenti alternativi, insomma, all'interno di questo seminario noi ogni anno diciamo come andremo ad approcciare ad ogni asset class. E per quanto riguarda l'asset class finanziario, abbiamo condiviso diverse azioni, diversi ETF che avremmo acquistato, azioni a media grande capitalizzazione, ma anche delle penny stock, quindi azioni a piccolissima capitalizzazione, condividendo il fatto che le avremo acquistate con questo money management importantissimo, ovvero che siccome ci aspettavamo un anno di ribassi, un anno di forte volatilità, abbiamo condiviso che se le azioni acquistate a fine anno avessero perso almeno il 50%, saremmo entrati nuovamente con lo stesso importo di capitale e lo stesso con gli ETF, ma ad un meno 25%. Vediamo quindi il nostro portafoglio ETF, la nostra torta che abbiamo condiviso, con che proporzioni abbiamo settato il nostro portafoglio in fondi passivi. E vediamo qua un 38.1 S&P, un 23.8 mercati emergenti, un 19 MSCI Europe, Vanguard del Giappone, poi abbiamo la Cina, commodity e poi anche l'oro. Vediamo adesso più nel dettaglio, questi qua sono gli ETF che abbiamo acquistato, con quale proporzione, alcune azioni a media grande capitalizzazione e small cap, quindi penny stock sostanzialmente, azioni con bassa capitalizzazione come proporzione 80-20 e come proporzione invece tra ETF, azioni e penny stock 70-20-10. Quindi sostanzialmente abbiamo investito il 70% in ETF e il 20% in azioni a media capitalizzazione e il 10% invece in penny stocks.
Quindi detto questo, andiamo a vedere adesso quali sono state le azioni acquistate. Alcune sono andate bene, alcune molto bene, alcune un disastro clamoroso, straordinario, però ci sta. Vediamo poi il risultato finale, che è la cosa più importante del motivo per cui diversifichiamo sostanzialmente. Allora, Big Cap, abbiamo investito su Teladoc, Panasonic, United Software, Nintendo, London Stock Exchange, Deliveroo, Paysafe, Europcar, Ambev, Enel, Leonardo e Media for Europe. Io alcune di queste le terrò ancora in portafoglio perché ho una visione molto positiva. E invece per quanto riguarda le small cap, quindi azioni a piccolissima capitalizzazione, abbiamo Atari, Gold Resource, Mega Uranium, Marijuana Company of America, Agrofresh Solution. Questi sono stati un po' gli investimenti effettivamente che abbiamo fatto. Ora andiamo su un file Excel e vediamo esattamente come sono andate tutte queste azioni rispetto al prezzo attuale. Il momento in cui registro questo video è lunedì 26 dicembre, andiamo a vederlo. Ed eccoci qua, passati sul nostro file Excel, dove vediamo riassunti proprio tutti i prezzi attuali, i prezzi a cui abbiamo acquistato azioni a media grande capitalizzazione, le nostre penny stocks e poi gli ETF. E vediamo subito che abbiamo confrontato come è condiviso il nostro risultato con quello che è il benchmark di riferimento, che per noi è l'S&P 500. Il nostro obiettivo che abbiamo sempre condiviso è quello di fare meglio del S&P 500 ogni anno. Vediamo poi com'è andata quest'anno e come è andata negli anni precedenti. E allora, per quanto riguarda le variazioni, qua vediamo appunto le azioni acquistate il giorno successivo o il giorno stesso del seminario e poi anche alcune azioni che sono state acquistate con la seconda size, no? Perché le azioni che hanno fatto molto male obiettivamente e quindi che ci sono andate parecchio contro, quando abbiamo perso il 50% siamo entrati con un'altra size dello stesso importo. Infatti lo possiamo vedere su Teladoc, su United Software, che hanno perso molto, Deliveroo, Paysafe e Media for Europe, che è la vecchia Mediaset. Ebbene, vediamo quindi il risultato per quanto riguarda la parte azionaria. Ebbene, l'S&P attualmente sta perdendo il 19,35%, mentre noi per la parte azionaria sostanzialmente abbiamo perso il 31,66%, quindi abbiamo fatto un po' peggio. Per la parte di penny stock abbiamo perso il 21,93%, mentre il benchmark ha fatto il meno 19,35%. Chiaramente c'è chi ha fatto molto bene, come per esempio Agrofresh ha fatto il più 45%, abbiamo Leonardo che per la situazione Ucraina che si è accentuata quest'anno, sono azioni che sono cresciute molto in quanto hanno a che fare comunque con la guerra, la produzione anche di armi che vengono utilizzate. Dopodiché vediamo anche la parte di ETF, quindi sia size iniziale, quindi quella acquistata, allocata subito dopo il seminario, e la seconda size quando abbiamo avuto magari degli ETF che ci sono andati contro. Ad esempio abbiamo visto la parte di commodity che ha fatto molto bene, 21,09%, la parte dell'oro che è andata bene, 5,70%, con picchi anche ben più alti, poi la parte di Cina, prima, seconda size, Giappone, prima, seconda size, Europa, prima, seconda size, perché sono mercati che quest'anno hanno avuto grande volatilità, grandi momenti di ribasso, quindi abbiamo avuto l'opportunità di acquistarli a prezzo migliore, sicuramente per mediare. Tra l'altro poi andiamo a vedere anche su che posizione, dove abbiamo mediato proprio sui grafici, abbiamo fatto un'ottima operazione, emerging markets, quindi mercati emergenti, e poi MSCI S&P 500. In questo caso le nostre performance, la nostra performance di ETF è stata del meno 11,23% rispetto a un S&P 500 che attualmente batte il meno 19,35%, quindi sostanzialmente per quanto riguarda i soli ETF abbiamo fatto un 8 più 12%. Andiamo a vedere adesso una tabella che va a riassumere quali sono stati effettivamente i risultati totali per l'anno 2022, con un 70% ETF, 20% azioni, 10% penny stock, che era era il principale money management, class asset allocation che abbiamo condiviso, e vediamo meno 11,23, meno 31,66,
Per quanto riguarda i penny, stock meno 21,93, e quindi se andiamo a fare la proporzione percentuale di quanto capitale abbiamo allocato, immaginando magari di partire con un portafoglio da 10.000 euro, ci troviamo con un meno 16,39% complessivo. Poi qualcuno magari ha inserito un po' più di azione, un pochino meno di penny stock, che era l'unica variabile, potrebbe essere a poco più, poco meno, quindi meno 17, meno 16, meno 15, 7, questa è un po' la media, meno 16, 39, contro un S&P 500 che attualmente batte il 19,35%. Ciò significa che abbiamo in questo momento una performance migliore del 2,96% rispetto al benchmark che abbiamo condiviso inizialmente, e un ROI sul benchmark del 15%. Quindi anno difficile sicuramente, ma ci portiamo a casa un altro risultato sicuramente molto interessante. Quello che volevo farti vedere, tra l'altro, è il money management che ci ha permesso, e l'importanza del money management che ci ha permesso di abbassare in maniera considerevole quello che è il nostro prezzo medio di carico. Infatti questo qui è un grafico futures continuo dell'S&P 500. Noi siamo entrati praticamente sui massimi, il 30 dicembre eravamo a questo livello qui. Se poi prendiamo un ETF fa lo stesso. E almeno 25% ci trovavamo invece a 3.600, quindi abbiamo acquistato a 4.793, abbiamo acquistato nuovamente a 3.600 con un prezzo di carico attualmente medio di 4.193. C'è stato un momento dove il mercato perdeva circa il 15%, circa il 14%, dove eravamo praticamente in pari. Vediamo adesso come chiuderà l'anno, manca ancora qualche giorno, però poco più, poco meno, chiuderemo probabilmente in trading range intorno a quest'area. Ma ora quindi andiamo a fare un po' la somma di come sono andati anche tutti gli altri anni precedenti sommati a questo. E allora, sostanzialmente, ecco qui una tabella riassuntiva, volevo condividerla con te perché dà un po' l'insieme esattamente di quello che sono stati i risultati. E vediamo, 2020 abbiamo fatto parte 1, parte 2, perché abbiamo fatto due seminari. È stato un anno eccezionale, c'è stato l'anno della pandemia. Noi abbiamo a fine 2019 condiviso dove investire nel 2020. Solitamente ne facciamo solo un seminario, solo una masterclass, perché poi quella è sufficiente per tutto l'anno successivo. Bene, nel 2020 c'è stato uno stravolgimento importante alla pandemia, e quindi a marzo, il 17, il 18 marzo mi sembra, abbiamo fatto un nuovo seminario dicendo: ok, abbiamo fatto bene nei primi anni, i mercati sono crollati del 30%, noi abbiamo guadagnato il 15%, il 16%, perché abbiamo acquistato un ETF sulla volatilità che ha fatto da solo il per 10, il per 12, esattamente il VIX Aleva, per essere più precisi. E da lì abbiamo detto: ok, ora però cambia tutto, la pandemia era imprevedibile. Abbiamo performato perché comunque sì, ci aspettavamo grande volatilità, non sapevamo chiaramente da che cosa. Ora però gli scenari cambiano, e quindi abbiamo detto a marzo: d'ora in poi investiamo così. Ora possiamo effettivamente acquistare vari strumenti finanziari, perché probabilmente siamo vicini al minimo, e effettivamente quello è stato il minimo. Poi i mercati sono cresciuti tantissimo, perciò è stato un anno straordinario. Il 2020 lo abbiamo chiuso col più 64% rispetto a un S&P che ha fatto un più 16%, quindi una differenza del 48%. Abbiamo triplicato quelle che sono state le performance esattamente del S&P 500. 2021, altro anno importante, anno in cui le borse sono cresciute tantissimo per via soprattutto delle politiche monetarie espansionistiche, quindi da parte delle banche centrali, ma anche la ripresa ottimista di quello che sono stati tutti i settori, i principali settori. E abbiamo fatto molto bene con alcune azioni che ci hanno fatto anche oltre il per 10, e abbiamo chiuso con un più 72%. Tra l'altro tutte queste performance le puoi vedere nei video riassuntivi del singolo anno, dei singoli anni precedenti. Ti invito magari a visionarle, sono molto interessanti. L'S&P invece ha chiuso con un buon 27%, quindi la nostra differenza è stata del 45%, ovvero un più 166% di ROI rispetto ai risultati dell'S&P 500. Vediamo se le forme sono giuste o che sono corrette. Quest'anno abbiamo fatto un meno 16 contro un meno 19, quindi un più 3%, okay, rispetto all'S&P 500, il nostro benchmark, e quindi abbiamo fatto un più 31%. Vediamo se è giusta. No, ok, fatemi fare la formula.
Eccolo qua, 15,79% rispetto all'S&P 500 e perciò ci troviamo sostanzialmente con un per 4, nel senso che noi abbiamo realizzato con dove investire nel 2021-22, eccetera, insomma, con i nostri seminari un più 120%, in quanto 64, 72 meno 16. L'S&P ha performato da il 2020 un più 24%, comunque un risultato assolutamente nella media, no? La media di crescita dell'S&P 500 del 8, 9, 10%, quindi siamo tornati assolutamente in linea dopo qualche anno di sovraperformance, e la differenza perciò è stata rispetto a quello che è l'S&P 500 del 96%, ovvero un 400% rispetto al risultato dell'S&P 500, nel senso che abbiamo fatto 96% in più come performance, quindi abbiamo fatto 4 volte quello che è stato il risultato dell'S&P 500, il nostro benchmark di riferimento. E qui puoi vedere invece il risultato indicato con alcune tabelle a distogramma, dove il blu sono stati i nostri risultati, mentre il rosso sono stati i risultati dell'S&P 500 in questo caso. Bene, allora volevo fare una bella carrellata su come è andato quest'anno. Quest'anno è andato bene, molto bene rispetto al mercato, un po' meno bene rispetto alle nostre performance classiche, ma comunque nel complesso siamo assolutamente soddisfatti. Non possiamo che essere davvero contenti di come sono andati questi anni, di come è andato il nostro portafoglio e il portafoglio di chi ha deciso di prendere magari queste indicazioni, di prendere spunto dai nostri investimenti per l'anno successivo. E molti ci hanno scritto che lo hanno fatto, che sono stati contentissimi, quindi questo ci riempie di gioia, obiettivamente ci riempie di orgoglio. E importante, quindi volevo farti vedere in questo video tutto quello che è stato quest'anno, gli anni precedenti, ma invitarti anche, cogliere l'occasione per invitarti anche al nuovo seminario. Quindi anche quest'anno non ci faremo scappare l'occasione di condividere pubblicamente, ci piace esporci, poi le cose vanno bene, vanno male, in questi anni sono andate sempre bene, che cosa faremo nel nuovo anno, quindi nel 2023, dove andremo ad investire nel 2023. Abbiamo creato anche quest'anno un seminario che si terrà il 4 gennaio 2023, quindi proprio a inizio anno, dove ti mostreremo tutto. Faremo insieme un po' un resoconto di quello che è successo nel 2022, quali sono stati gli avvenimenti più importanti che devi assolutamente conoscere e ricordare, quello che ci aspettiamo possa accadere nel 2023, quindi quali saranno gli avvenimenti chiave da tenere assolutamente sott'occhio. Lo andremo a vedere, a condividere, qui c'era anche una buona lezione di macroeconomia, e poi ti condivideremo come investiremo in ogni singolo settore, come investiremo ad esempio in immobili in Italia, su quali caratteristiche dovranno avere. Come investiremo in immobili a livello internazionale, se lo faremo, perché, come andremo ad investire in cripto, quale sarà la nostra strategia, quale cripto acquisteremo e soprattutto anche in ambito finanziario, ovvero quali azioni metteremo in portafoglio per il 2023, quali ETF metteremo in portafoglio nel 2023 e ti anticipo che sarà un anno molto particolare, che il nostro portafoglio sarà molto diverso dagli anni precedenti. Quindi se ti interessa sapere dove investiremo, qui sotto troverai il link per partecipare alla masterclass e noi ti spiegheremo tutto quanto esponendoci al 100% senza peli sulla lingua, no? Come si suol dire, perché? Perché ci piace, pensiamo che sia corretto da fare per ogni investitore, quindi noi in maniera trasparente ti mostriamo tutto con piacere. Bene, detto questo, spero di vederti alla prossima masterclass e condividere un po' il portafoglio per il nuovo anno, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!